centro commerciale all'interno di Feudo Antico, area di novità con nuovi prodotti. Il prodotto di spicco è il pecorino, che stiamo presentando, degustando, ma che ha una caratteristica essenziale. Qual è la caratteristica che deve spiccare e soprattutto che cosa deve emozionare di un pecorino per rimanere nella mente di tutti? Beh, questo è un pecorino che presentiamo oggi, è un pecorino veramente particolare, unico nel panorama nazionale, in quanto deriva da un vigneto che è il più alto del centro Italia ed è un vigneto stellato, perché è un vigneto che abbiamo impiantato a casa del nostro chef più importante dell'Abruzzo, che è Nico Romito, 3 stelle Michelin. Pecorino che è prodotto per quest'annata in tiratura limitatissima, la prima annata in cui l'abbiamo imbottigliato era 2013, l'abbiamo degustata poco fa e solo 750 bottiglie. Ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto al classico pecorino, perché è un pecorino che è stato allevato a 850 metri sul livello del mare. Si muove Feudo Antico per soddisfare non soltanto l'esigenza di conoscere il proprio territorio, di farlo conoscere verso l'esterno, ma soprattutto di andare incontro all'esigenza di un mercato, quello del vino, che va di evoluzione in evoluzione. Feudo Antico si muove sin dall'inizio, sin dalla sua nascita, con una filosofia di rispetto estremo dell'ambiente. Noi abbiamo iniziato la nostra attività con un'attenzione maniacale all'ambiente in vigna, abbiamo tutti i vigneti biologici e poi siamo evoluti anche in questo discorso nella cantina. Infatti siamo una delle pochissime aziende certificate Magis, che è una certificazione che attesta la sostenibilità ambientale dell'azienda. Quanto nella vita di un'azienda, di una cantina, conta lo chef per l'orientamento dei propri stili, diciamo, e delle scelte, delle etichette? E conta tantissimo. Infatti questo pecorino, oltre ad avere delle caratteristiche legate ovviamente all'aspetto territoriale, al terreno in cui è stato impiantato, però segue anche uno stile ben preciso che è stato definito con lo stesso Nico, il quale ovviamente ha un palato d'eccellenza e ci dà un'indicazione importante nella realizzazione del vino. Futuro, siamo nel 2015, si avanza sempre di più. Come ci si evolve? Che cosa vede nel futuro Feudo Antico? Beh, Feudo Antico comunque ha sempre lì da Nico una batteria di cartucce da sparare ancora, perché oltre al pecorino abbiamo impiantato anche degli altri vigneti sperimentali che conduciamo sotto la guida, il tutoraggio dell'Università di Milano, il professor Attilio Scienza. Sono vitigni che vorremmo provare a sperimentare, che non sono tipici abruzzesi, ma che secondo noi possono darci delle belle soddisfazioni.